amici, a tutti coloro forti e coraggiosi che vengono iniettati al culto, gloria a Dio. Quando tutti sono in mare c'è un gruppo di credenti che dice no, prima il Signore e dopo il mare. E se non c'è mare non importa, l'importante è che non c'è mare il Signore. Bene? Benvenuto, diamo il benvenuto ai fratelli e amici presenti, anche a coloro che seguono attraverso internet, di tutto il mondo, perché attraverso internet si ascolta la parola in Argentina, in altre nazioni che seguono. Una volta mi è arrivato un commento di una persona in Hong Kong. Hong Kong. In Hong Kong che capiva lo spagnolo. E salutava, diceva, delle benedizioni sono i messaggi. Perciò facciamo, condividiamo la parola, da dove arriva arriva. Sì? Ora sì, vedremo la storia di un etiope, di un africano. Noi abbiamo nel lavoro un africano, Prince, sì, che è di Ghana. Prince, non so se è il nome o il cognome. Sì, se è il nome, è il cognome. Prince è il nome. Principe si chiama. In inglese. Sono di Ghana, però in inglese. E bueno, questo signore qua era etiope. Allora dice Atti degli Apostoli, capitolo, che tra l'altro è un fratello, un pastore a Comiso. Sì. Ok, Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 26. Seguite con attenzione perché in questa figura dell'etiope possiamo essere noi. Qualcuno di noi potrebbe essere, si potrebbe identificare con questo etiope. Ci sono le caratteristiche per arrivare alla vita eterna. E questo africano, questo funzionario di una regina li aveva. Dice Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 26. Or un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia, e lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? Poi gli disse: e come potrei, se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello, come una pecora, e come un agnello è un muto davanti a chi lo tozza. Così egli non ha aperto la sua bocca, nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. Ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Versetto 34. Dice, el eunuco rivolto a Filippo dice: ti prego, ¿di chi dice questo il profeta? ¿Lo dice di stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa scrittura, gli annunciò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero a un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi e Filippo e l'eunuco dicessero, dice, nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più,
ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. E Filippo si trovò in Azoto e proseguendo evangelizzò tutta la città finché giunse a Cesarea. Cesarea. Ora, c'era un uomo straniero. Sì? Era un eunuco, sì, era uno. Era da Dio o dall'uomo, infatti. Ecco. Si vede che era un uomo di fede. Sì, perché può essere, ci sono, riguardo all'eunuco, sì? C'è tanta informazione nella scrittura, sì, si parla molto. L'eunuco è uno delicato, sì? Bueno, non entriamo nell'argomento dell'eunuco perché è molto complesso, interessante. No, interessante. Però bueno, questo era un eunuco, sì? Questo era un funzionario di una regina. E il Signore lo stava guardando dal cielo per ciò che faceva. Cioè, lo che noi facciamo, se sono cose giuste, se sono cose ingiuste, il Signore certamente non guarda. Meglio non guardare, certe cose meglio nemmeno guardare. Però se sono cose giuste, come faceva questo qua, il Signore guardava. Perché il Signore sempre si sta scegliendo in tutte le generazioni. Persone, non tutte le persone sono uguali. A volte noi discriminiamo, facciamo una separazione. Ah, questi sono extracomunitari, noi siamo europei, questi sono extracomunitari. Però può essere che in quelli extracomunitari c'è una giustizia, c'è un piacimento, c'è una fede che magari quell'europeo che si vanta di essere in Europa, di essere in tutto il sistema, non c'ha. Perciò Dio guarda il cuore. Dio guarda il cuore. Dio guarda profondo, sì? E questo qua era uno che è andato a Gerusalemme ad adorare. E non solo, aveva una Bibbia, che non era una Bibbia, era il libro di Isaia. Avere il libro di Isaia, il rotolo, sì? Costava un patrimonio, perché si doveva scrivere a mano. Soltanto nelle sinagoghe, sì? I sacerdoti, sì? O i nobili possedevano i libri. Questo qua aveva investito tanto per avere il rotolo di Isaia. Oggi una Bibbia nostra, questa qua, c'era scritto lì, 1,90 euro costa. Tutta la Bibbia, non solamente Isaia, 66 libri. E nemmeno così alcuni la leggono con 1,90 euro. Questo qua aveva un rotolo del profeta Isaia. E lo stesso Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo prepara la situazione fra un uomo di fede e un uomo che stava cercando la fede, o che aveva fede, però non profonda. Ci sono livelli di fede. C'è un livello di percepire la benedizione, un livello. E poi ci sono livelli profondi, come Filippo. Sì, si capisce? Una persona che non le interessa, se la lascia stare, se la lascia tranquilla, se le dice se le parla una volta, se le parla due, se le parla tre, dopo tre già non se le parla più, perché la persona dice guarda, non mi interessa, lasciami in pace, tranquillamente, continua la tua strada, tu sei libero di fare quello che tu ritieni opportuno, te la vedrai tu alla fine poi con chi devi rendere conto. Noi ti stiamo avvertendo, ti stiamo dando delle indicazioni, ma se tu non le vuoi, non ti preoccupare. Chi siamo noi per convincerti? Non possiamo. Invece ci sono altre persone che credono, che sanno, che hanno una sensazione interiore, come un'inquietudine di capire che non può essere questa la vita, che ci sarà un qualcosa, che ci sarà un Dio, che ci sarà una vita dopo questa. E c'è una ricerca, sì? A volte si cerca bene, a volte si cerca male, sì? Però c'è fede. Questo etiope era uno
che aveva capito l'importanza di Israele, del Dio di Israele e di Gerusalemme come capitale. Stiamo parlando proprio qualche anno dopo la crocifissione di Cristo, perciò stiamo parlando quasi quasi nell'Antico Testamento, quasi quasi, o all'inizio della grazia. Mi capite? Cioè, questo tempo dell'Eunuco era molto vicino al tempo della legge. Da pochi anni, già da pochi anni, Gesù era iniziato il tempo della grazia. Però tutto questo accade in un contesto giudaico. Sì? Si capisce? Il punto è che questo gruppo stava cercando il vero Dio. Come? Andando alla sua casa, Gerusalemme, la casa di Dio, sì? E leggendo un libro di un profeta di Dio come fu Isaia. Perciò era linea, però non capiva. È brutto quando tu non capisci, no? Non mi è capitato, a me mi è capitato una volta, sono andato in Svezia. Sì, in Svezia, lì, in Scandinavia, a trovare un fratello. E mi dice, guarda, io ho un abbonamento in una palestra, sì? Sto andando in una palestra, questa settimana posso portare qualcuno, vuoi venire con me? Io ho detto, ti accompagno. E mi dice, guarda, c'è la sauna. Cioè, la sauna era dei uomini e a parte di donne, non era mischiata, perché lì i svedesi non hanno tanti problemi, no, in questa casa no, era una sauna esclusiva per uomini. Sì? Io mi sono assicurato che non vorrei trovarmi con una cosa anomala. Certo, io vengo di un'altra cultura, loro hanno un'altra cultura. Io mi ho detto, guarda, queste sono per uomini o è misto? No, no, solo. Ah, ok. Io sono andato tranquillo. E mentre un vichingo, c'è uno di 2 metri, grosso così, sì? Proprio un uomo, e mi iniziava a parlare. Mi parlava e mi diceva. E io lo guardavo. E dicevo, cosa sta dicendo? Io le facevo così, mi ha detto. E questo mi guardava e mi parlava, continuava a parlare in svedese. Io le ho detto, in un momento non ha parlato più. Ci siamo seduti là, ognuno nel suo posto, abbiamo preso il caldo. Sì, il vapore, no? Sì, il vapore lì della sauna. E non ci siamo capiti. E lui mi voleva salutare, mi stava dando conversazione, non so di che argomento, però io la svedese non lo parlo. E lui non capiva l'italiano, né lo spagnolo, non capiva, non ci capivamo. Io ero finita lì, là, ci guardavamo. Boom, che ne so, no? E è stato brutto perché lei mi, non so che mi voleva dire. C'era una persona molto educata, magari mi stava salutando con il buongiorno. Mi voleva dare la notizia della politica, del giorno, non so, del premio, non lo so, io non l'ho capito. E non capendolo, non abbiamo potuto dialogare. Lui, da sé, con i fatti suoi, grande, grosso, c'era Hulk, sembrava, c'era una cosa, un vichingo che mediva 2 metri, mi sono spaventato, mi dice, questo mi prende, cioè, mi fa polvere, proprio. Grande così, che mi parlava io. Niente, nemmeno una parola, niente. E non ci siamo capiti. Perciò non capire all'altra persona è brutto. Sì? Questo etiope leggeva e non capiva. Però il Signore voleva aiutarlo affinché potesse arrivare dove doveva arrivare. Per trovare la salvezza che lui pensava trovare attraverso una tradizione. Ripeto. Lui pensava che per il fatto di andare ad Israele, andare a Gerusalemme, già aveva trovato la benedizione. E si trova tanta benedizione. Però non aveva trovato Gesù. Perché? Perché Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cioè io posso andare a un luogo religioso, fare una liturgia, fare una cerimonia, sì? Partecipare a una funzione e tornarmi a casa a mani vuote. Sì? Questo le è successo a lui. Stava cercando bene, però in Gerusalemme
No, l'ho trovato, la salvezza. Per questo dice che un angelo dal cielo, dice un angelo del Signore, perché questo è importante, fare la separazione, perché gli angeli che sono, possono essere angeli caduti. Angeli caduti sono demoni. Angeli caduti sono i demoni. Sì? Perciò può essere un angelo del... Sì, ci sono angeli di luce di Dio, beh, gli angeli del diavolo, che sembrano a Dio però non lo sono. Questo era un angelo del Signore. E parlò a Filippo, le parlò a Filippo, sì? Dicendo, alzati, va verso mezzogiorno alla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. E trovò questo eunuco etiope che era funzionario della regina Candace. E leggeva Isaia. Vedete il 29, lo Spirito. Lo Spirito Santo è una persona, non è una nuvola, non è una energia, non è una forza energetica come credono i testimoni di Geova. È una persona, è uno spirito, è lo spirito di Dio, sì? Che parla. Una nuvola che ti deve dire. Ma lo Spirito Santo parla, dice 29, e lo Spirito dice a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. E Filippo si avvicinò e vedeva che stava leggendo Isaia e le disse, comprendi ciò che leggi? E questo uomo ha avuto l'umiltà di dire no, io ho bisogno di essere aiutato. Ora, qua c'è un punto. Chi vuole essere aiutato sarà aiutato, ma chi non vuole, anche se viene lo stesso Signore, non lo capirà, perché non vuole, perché ha il cuore duro, chiuso in un'altra sintonia, in un altro canale, con altri pensieri, con altre motivazioni. Invece questo qua ha avuto la umiltà di dire aiutami. Per questo esiste la congregazione. La congregazione non è perché oggi è domenica e ci dobbiamo congregare, perché prima andavamo alla parrocchia, bueno, adesso che è domenica non andiamo più alla parrocchia, andiamo al culto. No, in realtà la chiesa, la congregazione è un luogo di aiuto, di assistenza, di consiglio, sì? Questa è la motivazione. E dice, versetto 31, come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. E stava leggendo il passo di Isaia 53. 53, no? Sì, ce l'avevamo portato. Meraviglioso, no? Per lo spirito, esatto. Di Isaia 53, dove il profeta Isaia stava annunciando la sofferenza di Cristo. Infatti per i giudei oggi, Isaia 53 è un capitolo proibito. Per i giudei, Isaia 53 è un capitolo vietato, pericoloso, nascosto, dove loro non vogliono che i giudei del giudaismo possano leggere il capitolo 53 di Isaia, perché parla perfetto di Gesù Cristo, che loro non credono che Gesù Cristo sia stato, almeno alcuni tanti, il Messia. Sì? Però noi sappiamo che Isaia 53 stava già, il Signore, parlando delle sofferenze del Messia, no? Del Mashiach, di Yeshua, a Mashiach di Gesù, il Cristo, il Salvatore. Quello che ha detto Giovanni il Battista, il patrono che qua usa, c'è il patrono, santo patrono, San Giovanni Battista, che poi si porta nella statua una volta all'anno e fanno tutta il teatrino qua, bueno, che si portano la statua, no? Che si portano per ricordarsi della figura di San Giovanni Battista, che veramente fu importante San Giovanni Battista, ma come lo presenta la scrittura San Giovanni Battista? Come un profeta,
E come lo dovevamo vedere noi oggi a Francesco Battista, il buon profeta? Il profeta che gridava nel deserto. Sì, e lui cosa ha detto? Eccolo qui, a parlando di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sì? Parlando di Gesù, l'agnello, secondo la legge giudaica, l'agnello si usava per il sacrificio. Sì? Però lui è l'agnello di Dio, che è l'unico che può togliere i peccati del mondo. Perciò basta poco, basta leggere la scrittura oggi per arrivare a questa informazione. Se qualcuno si vuole sbarazzare dei peccati, deve credere in colui che le toglie, Cristo. Semplice, basta leggere la scrittura per arrivare a questa informazione. E se io parlava di lui, sì? Già tanti secoli prima. E l'Europa ha detto lì también. Non importa ciò che noi crediamo adesso, l'importante è sì, diamo valore a ciò che il Signore sta mostrando. Perché mentre che uno non capisce, sentite questo che mi guardate, mentre che uno non vede, non è responsabile. Perché uno ignora, perché ti stanno portando, ti stanno dirigendo verso dove loro credono che è giusto, con o senza ragione, perché alcuni la menzogna la presentano come verità e altri per ignoranza abbracciano la menzogna come se fosse verità. E purtroppo sono dei momenti. Ora, quando viene la scrittura a portare luce, è lì dove uno si deve prendere una posizione. Che cosa vuoi fare? Continui in quello che tu pensavi che hai abbracciato per sempre, o vuoi abbracciare veramente la verità? Sì? Il Signore sempre ci dà questa possibilità. Questo qui stava cercando il cielo, il vero cielo, perché credere nel cielo è quasi da tutti, però credere nel vero cielo no. Ossia, nella cultura occidentale il cielo, il paradiso è talmente presente che anche le pubblicità te li fanno con il cielo. Avete visto qualche pubblicità di caffè? E tu vedi un circo lì, il grande circo. Sì, il grande circo. Lo vedi tutto, lo vedi Satana, lo vedi Padre Pio, vedi San Pietro tutti messi con gli angeli, lo vedi a Fantozzi, lo vedi anche a Fantozzi, nel cielo, lo vedi con le persone con le racchette, con le persone con le minigonne, tutti in cielo, sono tutti, una cosa che tu dici, mamma mia, che casino, se così il cielo non vuole andare lì. Perché questo è il concetto che il mondo ha del cielo, una grande Babilonia, se tutti sono tutti figli di Dio, entrate tutti, non ti preoccupare, c'è di peggio di te, c'è di peggio di te, c'è di peggio di me, perciò non niente, grande Babilonia. E questo è falso, questo è falso, sì? Allora, leggendo la scrittura, noi vediamo come funziona il cielo. In cielo non c'è peccato, Dio non chiude un occhio. Cioè, San Pietro non è che vende le chiavi. Sì, chiaro, non è che Pietro vende l'indulgenza. Cioè, Pietro non è corrotto. Cioè, non si fa corrompere. Uno le mette come magari, che faccio con gli euro? Qua in cielo gli euro non servono. L'oro, che è così, l'oro, cosa serve l'oro in cielo? Si è corruttibile. Perciò, se veramente buone opere. No, il vero Pietro, no, il vero Pietro, il vero Pietro è un uomo importante, sì, un apostolo, nostro fratello tra l'altro, l'apostolo Pietro. E per questo dico, se noi dobbiamo entrare nella vita, dobbiamo seguire la scrittura. Questo eunuco aveva una idea di come arrivare, ha detto Israele, non c'è come Israele, Israele è la terra santa, oggi anche se dice terra santa. Perché è vero, Israele è terra santa, Gerusalemme
è il centro del mondo, è vero. Gerusalemme è la città del grande re, sì, è vero, perfetto. E questo le cercava così, però non l'ha trovato là. L'importante è questo, cerca e lo troverai. Non importa quando, non importa come, ma cerca la salvezza, se ti interessa. Se non ti interessa, preparati per il marchio della bestia. Se non ti interessa, preparati per il 666, per il sigillo dell'anticristo. La gente è disperata, vogliamo il vaccino, vogliamo il vaccino. Aiutateci, liberateci per favore del questa cosa cinese, di questa peste cinese. Perché tutto di gatto uguale, è iniziato, di questa influenza cinese. Per favore, vogliamo il vaccino, vogliamo il vaccino, vogliamo il vaccino. E no, è pericoloso. È pericoloso per ciò che si inserirà dentro. Cioè, è come che c'è tutta una preparazione, anche noi stiamo facendo le cantiere qua, e di mattina ci misurano la febbre. E siamo tutti lì fin a mettere la fronte. Se tu non metti la fronte non firmi. E se non firmi non puoi lavorare. E siamo tutti, io riguardo le facce di tutti. Gente forte, sai, ruda, tipo noi abbiamo un Guillermo, Guillermo è un treno, Guillermo, dove c'è il cemento e ci vuole il martello pneumatico, chiamiamo a Guillermo, e viene e rimuove tutto. E lì lo vediamo Guillermo così. Però tutti, perché tutti ci devono misurare, mi includo. Se tu non sei misurato, non ti mettono l'apparecchio nella fronte e verificano la temperatura, non puoi fermare e non puoi iniziare la giornata, perché non si sa se tu hai febbre o meno. Entonces già si sta creando questo concetto di mettere la fronte in un apparecchio di riconoscimento in questo momento di temperatura, a oggi, in il futuro no. E saremo, non saremo noi, noi non saremo. Il mondo sarà come i cani che hanno il microchip. E i cani oggi, per legge, hanno il microchip. E poi passano la macchinetta lì e leggono nome del proprietario, indirizzo, codice fiscale. Succede qualcosa, vanno a cercare il padrone. Se poi le famiglie hanno qualche cosa, la macchina te la trova, ma non te la vuoi più. Perciò dico, sono tempi dove ci dobbiamo svegliare. Amici, fratelli, famiglie, ci dobbiamo vegliare perché tutto sta andando verso quella direzione lì. Concludo con la storia di Atti capitolo 9. Allora, l'eunuco dice, di chi sta parlando il profeta Isaia? Sta parlando di sé o sta parlando di qualcun altro? Allora, Filippo ha iniziato da questa scrittura per mostrare chi è Gesù. E veramente l'eunuco si è convinto, sì? E dice qua, versetto 36, e mentre proseguivano il loro cammino, giunsero a un luogo con dell'acqua. E l'eunuco dice, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? Perciò subito l'eunuco ha capito che aveva bisogno di battezzarsi, perché Marco 16,16 16 dice che avrà creduto e sarà stato battezzato, ma battezzato non come un rito che si fanno i bambini neonati, sì? Ma battezzati per confessare i propri peccati, per pentirsi, per ravvedersi, sì? E utilizzare l'acqua come un rito, diciamo così, di purificazione. Allora lo aveva capito l'eunuco e diceva, non posso andare avanti nella fede se non mi battezzo, perché se mi fermo qua avrò soltanto dell'informazione, ma se ubbidisco potrò accedere a una profondità. Se noi vogliamo ci possiamo battezzare anche adesso? Sì, si può fare. Si può fare, certo. Perché? Perché l'eunuco
e l'eunuco, sì, esatto, l'eunuco con quello che aveva conosciuto, con quello che aveva capito, ha detto qua c'è dell'acqua, cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo, vedete la risposta, guardate che interessante, guardate che interessante lo che risponde, dice, versetto 37, e Filippo dice, se tu credi, sì, se tu credi, con tutto il cuore, sì, con tutto il cuore, lo puoi fare. E gli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Lo ha aiutato il Signore. Sì, lo ha aiutato il Signore. Perché lui si doveva battezzare, perché si doveva purificare, perché doveva passare un altro livello. Sì. E dice il 38, comandò al capo di fermarsi. E Filippo e l'eunuco discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Fino a lì lo aiutava. Poi finisce la storia, e finisco pure io, dice che l'eunuco non lo vide mai più. Non lo vide mai più l'eunuco a Filippo. Perché già Filippo aveva compiuto il proposito. E il Signore ha detto, hai finito Filippo? E c'è una cosa molto anomala che non si vede molto. Dice che lo spirito lo ha preso e lo trasportò. C'è stata una teletrasportazione. Dice, ma questo è scienza ficzione, no? Fantascienza, no. E spuntò in un'altra città, così, come che ha viaggiato nel tempo. Ma questo non vi preoccupate perché è un altro argomento molto interessante. Il punto è questo, è che il Signore fa cose straordinarie, sì? Fa miracoli. Alla fine, questo etiope qua, che stava tornando da Gerusalemme a mani vuote, in un aspetto, perché? Perché non aveva capito tanto, sì? Non aveva capito tanto. Poi, essendo africano, mi immagino che fra i giudei si sentiva straniero. Di solito le persone giudicano per ciò che vedono fuori, per l'apparenza. Però quanti possono vedere dentro? Quanti possono, possono percepire che credi tu? Eh? Alla fine il Signore gli ha detto, Filippo, pensaci tu. Sei l'unico adesso che lo puoi aiutare a tornare al suo paese come deve tornare, con la vita. E il Signore creò tutto un meccanismo, lo Spirito Santo, un angelo del cielo, un evangelista, lo Spirito di Dio, Dio stesso, un angelo che in ebraico, ¿cómo es? Melach. Malach, un angelo del cielo, ¿sí? Y un ministro, un evangelista, que han hecho en modo de poder ayudar a un uomo que veramente voleva conocer a Jesús. Se batizó. Non l'ha visto più Filippo perché in realtà non poteva fare un altare e mettere in chiesa di San Filippo Apostolo, perché non si fa. Sì, claro, ma figurati. Viene un uomo di Dio, ti aiuta, ti fa entrare la vita eterna. Se veramente tu non sei sulla roccia, le fai una statua, la statua a San Filippo. Però non si deve fare statue alle persone, perché in realtà le persone siamo strumenti che Dio si usa per aiutare ad altri ad entrare. Una volta che la persona entra nella vita, già che se tu non mi vedi più, non importa, l'importante è che già tu sei entrato e ti sei salvato tu. E adesso tu già risulti in una posizione di figlio di Dio. E siamo fratelli. E abbiamo lo stesso spirito, abbiamo la stessa eredità e lo stesso destino. Sì? Non importa la funzione di ognuno. Perciò questo è il messaggio per noi e per voi, di credere in Gesù e passare dalle acque battesimali, battezzarsi in acqua di grande, sì? Di solito quando già c'è coscienza, 10 anni, 12 anni, 15 anni, 18 anni, 20 anni, sì? Per passare dalle acque, sì? E attraverso questo passaggio poter
entrare già a questa realtà del regno di cielo. Di questo si tratta, questo è il proposito e questo si deve perseguitare, diciamo, si deve cercare, perseguire, esatto, si deve perseguire perché poi sì si inizia la vita nuova, sì? Attraverso di un ambiente di fede come la congregazione, che è un ambiente di fede dove noi siamo credenti, abbiamo lo stesso spirito e abbiamo la scrittura. E tutto succede qua, anche i miracoli, soprannaturali. Perciò questo è il messaggio, questo è l'inizio di credere, sì, che Gesù è il Signore, ma poi passare dagli acqua battesimali. Sì? E poi ci saranno altri livelli. Così è, così ha fatto l'eunuco, così faceva Giovanni Battista, e chi non si è battezzato e vuole proseguire in questo percorso soprannaturale, è importante farlo e perseverare. E poi ognuno riceverà la sua ricompensa. Va bene? Signore vi benedica.